Torre di Ruggero ha inaugurato una struttura sportiva, il padel. Questo anche per, diciamo, attrarre persone del comprensorio, perché sono degli impianti tipo quello di Padel che effettivamente nelle nostre zone è carente. Il più vicino mi pare che sia Montepaone, quindi lo stiamo cercando di portare il più possibile gente nei nostri territori, nel nostro piccolo paese. Con la benedizione del rettore del santuario Madonna delle Grazie e il taglio del nastro da parte del sindaco di Torre di Ruggero è stata inaugurata un'altra struttura sportiva, il padel, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. E tanti amanti di questo gioco meraviglioso che piace tanto a giovani e meno giovani, il padel. Alla sua legge ci rendiamo idonei ad ogni opera di bene. Anche il tempo libero che offre una pausa di distensione allo spirito e l'opportunità di esercizi sportivi per il corpo è cosa gradita a Dio. Così, ristorati spiritualmente e fisicamente rinvigoriti, recuperiamo una maggiore armonia con il creato e il creatore, che ci renda più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. Ascoltiamo ora la parola di Dio dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Non sapete che nelle cose allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo, però ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi, tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri venga io stesso squalificato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ci ritroviamo a compiere questo gesto di benedire questo centro sportivo. È stato rifatto il campo, è stato creato di sana pianta questo nuovo esercizio sportivo che si chiama padel. Ecco, grazie al suggerimento. E così come abbiamo ascoltato, lo sport aiuta a creare bene un rapporto di sinergia, non solo, ecco, con gli altri, ma anche tra noi stessi, con il nostro corpo. La cosa più bella, così come abbiamo ascoltato qui nella lettera di San Paolo, è che è importante un po', gareggiare, sapendo però che la meta, nello sport è raggiungere il primo premio, ma anche all'interno dello sport la meta deve essere quello di creare fraternità, di creare collaborazione, ecco, di creare sinergia, ecco, tra i vari giocatori. E ci troviamo qui a compiere questo gesto innanzitutto per ringraziare, ecco, chi ha costruito questa attività, l'amministrazione comunale, con quanti si sono adoperati per la costruzione di questo luogo. Ma soprattutto vogliamo che all'interno di questo spazio tutti coloro che vi partecipano possano veramente tra di loro creare armonia. È vero, nello sport si gareggia, ma forse ancora di più si gareggia nella vita. Nello sport si gareggia per raggiungere il primo premio, ma forse per raggiungere il primo premio c'è bisogno di collaborazione. Uso un'immagine forse che non è idonea. Il padel per alcuni versi rappresenta in miniatura il gioco da tennis, dove si può giocare da singoli o si può giocare in quattro e si vince soltanto se c'è collaborazione tra i giocatori. Il campetto di calcio, anch'esso, serve e si vince soltanto se c'è collaborazione tra i vari giocatori. Per cui, per quanto si concorre per raggiungere il premio, il primo posto, si concorre innanzitutto e soprattutto per collaborare. Questo luogo non è un luogo dove bisogna principalmente primeggiare, ma è un luogo dove principalmente bisogna collaborare. È la collaborazione che rende più bello lo sport,
è la collaborazione che rende più gioioso questa attività sportiva. Per cui nel invocare il Signore affinché benedica questo luogo e tutti coloro che ne usufruiscano, chiediamo al Signore che possa veramente illuminare la nostra mente, il nostro cuore, ad essere sempre di più persone collaborative. E ora, prima di compiere il gesto della benedizione, invochiamo dal Signore la sua benedizione attraverso la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dai sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo nome. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Dov'è? A posto, via. No, vabbè, che ne si caccia, che ne si.